Bene, allora eccoci qua nel nostro spazio del Memento, dove torniamo a parlare di argomenti di cui ci siamo occupati in passato e questa sera, Armando, vogliamo ricordare la migrazione italiana, perché il popolo italiano è stato un popolo di migranti in epoche diverse, che ha portato milioni di italiani a cercare una vita migliore all'estero. Allora, la migrazione italiana è molto variegata, per cui è difficile parlare tutto in un breve periodo, però chiaramente è una migrazione, questa di cui parliamo, una migrazione post-bellica, seconda guerra mondiale, e quindi è un fenomeno che naturalmente coglie quella povertà che la guerra aveva portato e che il fascismo ci aveva dato. E naturalmente questa migrazione la portava soprattutto verso in paesi dove gli italiani venivano sfruttati. Di questi paesi, e ce ne sono molti, la Germania per primo, noi migravamo in Germania per ricostruire la Germania, non stavamo in Italia per ricostruire l'Italia, andavamo in Germania, che erano anche loro dei morti di fame, peraltro divisi in due pezzi, certo. La Germania era stata divisa una parte in mano ai russi, una parte in mano invece agli alleati. Nonostante questo, noi andavamo come migranti, non avevamo un partito politico in grado di organizzare un'economia italiana. Ci sarà solo una persona che riuscirà a capire qual era il problema fondamentale dell'Italia, ed era Enrico Mattei. E poi naturalmente, siccome rompeva le scatole alle sette sorelle, che non erano così tanto buone, lo hanno fatto fuori. Ma al di là di questo, la migrazione in quel momento, di quella di cui parliamo, è una migrazione verso le miniere o una migrazione verso dal sud verso il nord. Il nord doveva essere organizzato, quindi praticamente non c'era la migrazione che abbiamo noi dall'Africa, ma c'era lo sfruttamento del meridione nei confronti del settentrione. E di questo appunto parliamo, perché è molto importante capire che non c'è stata dopo la guerra una politica in grado di cambiare e sviluppare un'economia adeguata per tutto il paese, e non c'è stata e continua a non esserci, e quindi praticamente siamo andati a finire in un'economia come adesso, che è legata esclusivamente al turismo, che credo sia uno dei problemi più grossi che avrà l'Italia in futuro, perché il turismo non fa crescere la cultura, il turismo si basa della cultura preesistente, ma non crea cultura, quindi abbiamo bisogno di camerieri, abbiamo bisogno di pulire le camere, abbiamo bisogno di vendere cosette ai turisti, ma non abbiamo bisogno di ingegneri, di medici, di cose di questo genere, e quindi questo è uno dei limiti di questo tipo di economia che sta invadendo l'Italia, della parte negativa. Venezia finalmente ha cominciato a mettere una tassa sul turismo, ed è giusta la tassa sul turismo, speriamo che invece continuiamo a sviluppare quello che invece è la scuola italiana, che porta a una cultura molto più elevata. Ma tornando al nostro turismo e al nostro, scusate, il nostro turismo di lavoro, che era quello dopo la guerra, abbiamo un ospite che ci ha anche fornito un supporto molto simpatico, e lo vedremo tra poco. Certo, e abbiamo con noi il professor Giampiero Avruscio. Buonasera Avruscio. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Il professor Avruscio è un medico, è primario di angiologia qua a Padova, però è anche il regista di un video che ha intitolato Per non dimenticare. Sì. Sì, è un video che è un po' anche autobiografico, perché insomma, io sono figlio dell'emigrazione, di emigranti. Mio papà partì in Germania nel 1962, primi anni 60, e partì con un contratto di lavoro.
Ebbe un contratto di lavoro perché all'epoca non c'era l'Europa come c'è adesso, per cui ci fu un accordo tra i ministeri del lavoro. La Germania, appunto, come si diceva, ha bisogno di manodopera, ha bisogno anche l'Italia, però insomma furono presi questi accordi, per cui mio padre andò a lavorare in questa fabbrica che si chiamava Siepmann-Werke, che è una fabbrica nel nord della Germania, la Westfalia, e fabbrica metallurgica, e poi fu seguito da mia madre e i miei tre fratelli, e io rimasi insomma con mia nonna in un quartiere popolare di Cosenza, dove nacqui in quella casa popolare, e quindi io insomma rimasi, come tanti emigrati partono con il desiderio poi di ritornare. E questo forse fu un errore dei miei genitori, come forse di tanti, perché non ritornarono. I miei fratelli si sposarono in Germania, sono sposati, tanto è vero che ho 5 nipoti tedeschi, 10 pronipoti. Uno di questi nipoti è arruolato nell'esercito tedesco anche. E quindi ho vissuto direttamente questa sofferenza, capendo però anche fin da bambino come insomma il loro sacrificio era un sacrificio, come dire, per farci stare meglio, ecco, quindi certo. Non mi è mai mancato l'affetto dei miei genitori, come è stata importante anche la presenza di mia nonna, che era analfabeta, però mi ha insegnato molte cose della vita. Certo. E quindi devo dire anche, come dire, questa sofferenza è servita a farmi crescere. Io mi ricordo da ragazzino insomma andavo, una volta c'erano le cambiali, non ci sono più, ma andavo alle poste, andavo a pagare le cambiali, insomma da bambino avevo, come dire, servito anche a farmi crescere e a farmi capire molte cose della vita. Sono cresciuto, si può dire, per strada, ma era una strada in cui insomma il quartiere con tanti bambini eccetera, insomma era un po' come una famiglia all'epoca, non c'erano molte cose, ma c'era un certo senso di solidarietà, e quindi io poi insomma, dato che andavo bene a scuola, e questa, io ho amato sempre la scuola fin dalle elementari, avevo un maestro elementare che era proprio da libero cuore, per intenderci, una persona che i giocattoli dei figli li portava a scuola, quindi mi ha sempre affascinato questo mondo, che poi dopo insomma ho continuato, e sono stato con mia nonna fino a quando ho finito il liceo, poi dopo sono venuto all'università e sono venuto a Padova per avvicinarmi, a parte che medicina, insomma la storia della medicina di Padova è conosciuta in tutto il mondo, ma anche per avvicinarmi ai miei genitori in Germania. E mia madre poi dopo è ritornata a Cosenza a stare con mia nonna, che era insomma malata, e mio papà poi ha avuto un infarto, insomma, è ritornato a Cosenza. E la cosa anche tragica di queste persone che hanno lavorato una vita è che è morto nel 1981, e dopo un mese gli è arrivata la pensione, ecco, quindi che non si è potuta neanche godere. Ecco, quindi lì ho i miei fratelli in Germania con i miei nipoti, e quindi questa esperienza credo che vada conosciuta, non per, come dire, per conoscere la mia storia, che insomma vale poco, storia di ma molti. Proprio per capire, perché io mi ricordo quei viaggi, no, che si facevano in treno. Io il mio primo viaggio l'ho fatto a 9 anni, ed è una specie di treni merci, perché c'era l'assalto proprio al treno, Roma era, cioè tutti i treni dal sud arrivavano a Roma, e c'era la coincidenza poi per andare in Svizzera, in Germania, e c'era, credetemi, l'assalto al treno. C'erano, perché non c'erano posti per tutti, per cui tanta gente insomma doveva stare in piedi, famiglie intere con queste valigie di cartone, insomma, viaggi, no? Che duravano due o tre giorni. Molto, perché intanto a Roma si fermavi ore, poi dopo ti fermavi alla frontiera svizzera, quindi c'era tutto il controllo degli svizzeri, ore.
poi dopo c'era, ti fermavi anche alla Germania, frontiera per la Germania, altra dogana eccetera, e poi dopo per arrivare al nord dove insomma erano i miei genitori, insomma c'erano ore e ore, per cui... E si dormiva sui corridoi. E si dormiva sui corridoi, sì, con quei, insomma, diciamo anche, come dire, odori, no? Che sì, c'erano, sì. Però ecco, c'era anche questo senso di solidarietà, perché mi ricordo, insomma, che insomma, gli emigrati da tutte le parti portavano questo pane, questo cibo, insomma, che offrivano a tutti. E lì ho sofferto anche, ho visto, come dire, quel senso anche, come dire, di sì, non erano tempi belli per gli italiani, perché quelle scritte che c'erano, vietato l'accesso nei bar, no? Vietato l'accesso, certo, ai cani, agli italiani, era una cosa vera, c'era molto, certo. Come dire, anche razzismo. Gli stessi tedeschi dicevano, ma questi italiani vengono a rubarci il posto di lavoro, no? Certo. Ma era, però grazie a questo fatto di avere effettivamente un contratto di lavoro, avere il lavoro, per carità all'inizio si stava male, magari c'erano anche le baracche, però poi piano piano con il lavoro e allora insomma c'è la possibilità della casa, di una vita insomma un po'. E poi dopo, ripeto, c'è stata l'integrazione completa, perché avere un nipote che è arruolato nell'esercito tedesco, 10 pronipoti che non sanno una parola di italiano ma che parlano tedesco, eccetera, vuol dire che poi alla fine, no, negli anni, nonostante la sofferenza, eccetera. Però diciamo che abbiamo la fortuna che lei non è andato in Germania, se no non sarebbe qui sì, a testimoniare. E di conseguenza adesso partiamo con quella che lei ci ha dato la possibilità di mandare in onda, cioè questa piccola breve opera che dura qualche minuto, che però racconta, diciamo, con parole sue e con la musica sua, il momento storico quando questa gente andava in cerca di sopravvivere. Perché in Italia non c'è stata la capacità di organizzare il lavoro, non c'è stata la capacità di organizzare un partito politico, era stata condizionata da una serie di fattori e di conseguenza questo è quello che faremo vedere ai nostri telespettatori. Parte il treno, se ne va lontano, per arrivare fino a domani. Porta occhi e volti scavati per la vita che gli ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome, sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Gli emigranti lasciano casa, la piazza e gli amici, lasciano il paese delle radici, lasciano la terra dove sono nati, per un pezzo di pane onesto e sudato, per la speranza di un lavoro, nel cuore lacrime, sulla fronte il sudore, prega la mamma, la Madonna, i santi che li accompagnino. Gli emigranti, sopra il binario il treno sferraglia, saluta il mare, saluta la campagna, cambia il tempo ed i colori, cambiano la lingua ed i sapori, passano i mesi e passano gli anni, e la vita è sempre più pesante, anche adesso che viene Natale, stringono i denti e vanno avanti. Thank you.
miei cari, vi scrivo che io sto bene. Nello scoppio che c'è stato io non c'ero, ma li conoscevo tutti quanti, quei morti nello scoppio, quegli emigranti. E a Natale più non torneranno a portare ai bambini il loro regalo. Ma anche Gesù Cristo, quando è nato, era dentro una capanna, come un emigrato. Il treno se ne va lontano per arrivare fino a domani, porta occhi e volti scavati per la vita che gli ha segnati. Hanno tutti lo stesso nome sopra il treno del sole. Portano sguardi e valigie pesanti sopra quel treno. Emigranti. Ogni superfluo, ogni commento superfluo, perché il pezzo parla da solo. E vuole raccontarci ancora un po' della sua storia? Sì, io in questo video ho raccontato le grosse tragedie, le grandi tragedie che purtroppo vedo che anche attualmente non finiscono mai, che sono le tragedie cadute proprio sul lavoro. Oggi, nonostante ci siano, come dire, leggi che proteggono di più rispetto a un tempo, però vediamo che succedono sempre. Qui ho voluto ricordare la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, dove morirono 136 italiani, più altre totale persone. Era 256 circa. Una tragedia immane che ancora oggi si ricorda, ma ho voluto ricordare anche una tragedia meno conosciuta che successe proprio nella fabbrica dove lavorava mio papà, in questa Siepmann-Werk, dove c'è legato anche un episodio particolare della mia vita, perché mio fratello lavorava nella stessa fabbrica di mio padre, proprio dove ci fu lo scoppio. E la sera prima mio fratello Nicola disse a mio padre: dice, domani non mi sento di andare a lavorare, non mi sento bene. E mio padre insistette perché mio fratello andasse a lavorare, perché gli diceva: sai come sono qui, insomma, che non ci vedono tanto bene, se cominciamo, insomma. Per cui lui, anche con la febbre, mio padre andava a lavorare, insomma. E quindi voleva che mio fratello, anche se non stesse bene, insomma, andasse a lavorare. E la mattina dopo si sentì questo boato enorme e mio padre corse subito laddove c'era lo scoppio, che era proprio il posto dove lavorava mio fratello. E il destino volle che mio fratello aveva la febbre, per cui non andò a lavorare, per cui si salvò. Ma non fu così però per gli emigrati italiani, ma anche gli operai tedeschi. E quelle scritte che si vedono in tedesco sono come dire l'epitaffio che ricorda, no? Perché c'è una, sì, una targa che ricorda quei morti che ci furono, insomma, di questi italiani. E io ho voluto farlo perché, vede, quando non si raccontano le cose, quando non si scrivono, io, insomma, molto modestamente, grazie anche al contributo di amici, insomma, sono riuscito a realizzare questo video, anche un po' artigianale, proprio per non dimenticare, perché quando non si fanno vedere le cose, quando non si raccontano, quando non si scrivono, vuol dire che non sono mai successe.
Ed è giusto invece ricordare la nostra storia, sapere da dove veniamo, ma non per ricordare il passato, ma proprio per essere ancorati al presente ed avere le radici per guardare verso il futuro, perché la storia io la vedo proprio come un albero con le radici, e senza queste radici l'albero, qualsiasi colpo di vento, no, può sradicarlo e può buttarlo via, così come per questa storia, per tutta la storia nostra italiana, perché noi abbiamo sofferto moltissimo emigrazione, ma anche l'immigrazione che c'è stata. Come giustamente diceva lei, una volta c'erano questi accordi, per esempio in Belgio sono andati gli emigrati, gli italiani, a lavorare in cambio di rimesse di carbone, perché c'era un accordo. Allora, proprio tra... se permette, sì, mandiamo un servizio che parla di questo e poi commentiamo. Quindi il servizio numero uno: imparate la lingua e andate all'estero. L'Italia, uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, era un paese economicamente in ginocchio. Dopo il periodo della grande migrazione, che aveva portato milioni di italiani all'estero per non morire di fame alla ricerca di lavoro tra il 1880 e il 1930, l'emigrazione italiana dopo il 1945 si riproponeva come una scelta obbligata. La ripresa delle partenze degli italiani nel primo dopoguerra avvenne in un contesto dirigista, all'interno di accordi bilaterali, con una pianificazione degli spostamenti della forza lavoro. Imparate una lingua e andate all'estero, furono queste le parole dell'allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che spingeva per la ripresa della migrazione. E lo stesso governo italiano, nel 1948, presentando il piano economico di ricostruzione che doveva rispondere agli obiettivi del piano Marshall, decise di puntare sull'esportazione di manodopera per arginare la disoccupazione ancora molto alta e come ammortizzatore sociale all'interno del paese. Il governo democristiano quindi considerava l'emigrazione come una leva economica della ricostruzione. Chiudendo il terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana nel giugno del 1949, De Gasperi arrivò a dire che era pronto a rinunciare agli aiuti americani in cambio della libertà di far emigrare i disoccupati italiani. I soldi delle rimesse infatti sarebbero arrivati subito, quelli del piano Marshall avrebbero dato dei benefici, ma in tempi molto più lunghi. Così, dopo la devastante esperienza del ventennio fascista che aveva portato alla guerra per l'impero, finanziata con le fedi matrimoniali e la vendita dei pozzi petroliferi in Iraq, e poi nel conflitto mondiale, agli italiani si diceva che dovevano andare all'estero a lavorare per mandare i soldi in Italia e mantenere le proprie famiglie. Una migrazione le cui condizioni erano state stabilite con degli accordi bilaterali. Il 23 giugno 1946 era stato firmato quello con il Belgio, che prevedeva che i lavoratori italiani fossero destinati al lavoro nelle miniere di carbone. In questo modo il Belgio assicurava all'Italia 250 kg di carbone per ogni minatore inviato. Per l'Italia il carbone era essenziale, era energia per le aziende per far ripartire la produzione, ma non sarebbe bastato il carbone del Belgio. Bisognerà attendere gli accordi di Enrico Mattei per far arrivare il petrolio e il gas sovietico negli anni 50 e 60, che rappresenteranno la svolta dell'energia per l'economia italiana e che saranno la spinta per il boom economico del bel paese. Ma prima erano stati migliaia i lavoratori italiani parte integrante di questi accordi minatori carbone, dove si equiparavano i lavoratori a una merce, un uomo scambiato con il carbone. Molti minatori del nostro paese per questo si definirono dei deportati economici, venduti dall'Italia per 250 kg di carbone ciascuno. Prego, professore. Sì, purtroppo questa è la storia che forse pochi conoscono e che secondo me è giusto far conoscere. Non erano tempi assolutamente facili, sono stati veramente periodi di grande
sofferenza, ed è vero, perché poi anche basta prendere, insomma, il mio piccolo, la mia famiglia, insomma, l'Italia si è ricostruita grazie anche alla rimessa in denaro degli emigrati, soprattutto per che quello. Portavano, che mandavano effettivamente. Io mi ricordo, facevo sì, ma come mai la Germania si è organizzata, che era stata distrutta, perché l'Italia, i bombardamenti italiani sono niente rispetto a quello che è successo in Germania. I tedeschi si sono saputi organizzare. In Italia abbiamo mandato noi persone capaci a ricostruire la Germania. È vero, perché la politica italiana si è concentrata a mandare via i nostri invece di dare opportunità, di creare opportunità di lavoro, che poi le ha create al nord, svuotando il sud. Anche una responsabilità come dire, politica, secondo me, è anche verso i politici meridionali di quel periodo, che non seppero avere una visione in questo senso. Perché se penso per esempio a un grande uomo della sinistra, che Giacomo Mancini, per il Partito Socialista di Cosenza, è ministro del lavoro. E lui ebbe una visione, secondo me, un po' miope a livello politico, perché lui voleva costruire la grande industria siderurgica in Meridione, no? Gioia Tauro, eccetera, quando cominciava già a dare i suoi segni la siderurgia italiana di non grande sviluppo. Poi dopo, insomma, ci furono anche delle crisi, invece di sviluppare quello che era, come dire, la propensione del sud, no? Che era l'agricoltura, per esempio. Di qualità. Certo. E questo non lo fece, no? Perché pensava, come dire, a replicare quello che era il nord, insomma, cosa che invece non è votato il sud per questo, ma è più verso l'agricoltura, ma anche il turismo, quello che sono proprio le capacità, no? del sud. Quindi, secondo me, ci fu proprio una miopia della politica nazionale e anche dei politici del sud. Uno di quelli era che molto più semplice mandare, come dire, la disoccupazione, risolverla negli altri paesi, e con le rimesse di denaro, appunto, fare questo. Io mi ricordo proprio i marchi tedeschi che arrivavano nelle buste di carta. Io, terza elementare, che mia nonna dettava letterine, miei cari. C'era anche un trucco, perché molti postini aprivano le buste, sì, perché riuscivano anche a capire dalla grossezza della busta che c'era forse del denaro interessante. E poi c'erano i vari postali, e mi ricordo, io da bambino, mia nonna era analfabeta, andavo io, insomma, alle poste, eccetera, insomma, a fare questo. Ma insomma, tanti di noi, insomma, hanno vissuto questa, solo che però adesso, vede, la cosa che mi dispiace qual è? È che in questa terra di immigrazione, ma non riguardava soltanto il sud, perché i veneti, insomma, tutta l'Italia è immigrata, soprattutto anche nel dopoguerra, ma anche ancora prima, perché noi abbiamo in Brasile, in Argentina, ma anche in Brasile abbiamo gente milioni, che ha creato delle città. Certo. Proprio i veneti che hanno creato proprio le vere città, e ancora si parla veneto in alcune città, quindi hanno costruito, e gente che veramente si è, come dire, come dico nel video, insomma, per un pezzo di pane onesto e sudato, perché tanta gente, insomma, e per carità, poi ci sono stati anche esempi negativi come dappertutto, allora, non abbiamo soltanto esportato le cose. Questo fu la politica del nuovo regno d'Italia. Vogliamo dirlo ai nostri telespettatori, fu la volontà dei Savoia, perché gli italiani disturbavano, soprattutto quelli del sud, bisognava mandarli via. Addirittura c'era un progetto di deportazione, sia nel Guadalcanal, nel Sud America, addirittura in Malesia, volevano comprare un pezzo di foresta per deportare i meridionali. Poi hanno detto costa troppo. Li facciamo scappare. E allora hanno cominciato l'immigrazione. E allora cosa si sono inventati? La tassa
sull'emigrazione. E quella famosa canzone che dice mamma mia dammi 100 lire, non è 100 lire perché ho i soldi per migrare, ho i soldi per pagare la tassa, se no non posso migrare. Cioè i soldi venivano presi dal governo italiano per obbligare poi a mandare la gente fuori più pezzente di prima. Ecco, questa è la storia d'Italia che non si può raccontare a scuola, se no i bambini prendono paura. E vorrei fare un ultimo pezzo, quello su Marcinelli, che abbiamo un piccolo pezzo di un minuto che è interessante, perché la gente deve ricordare anche questo. Una delle più gravi tragedie mineraria della storia si verificò l'8 agosto 1956 nella miniera di carbone di Bois de Cazier, appena fuori la cittadina belga di Marcinelle, dove un incendio causò una strage. 262 minatori morirono per le ustioni, per il fumo, per i gas tossici. 136 di loro erano italiani. Si disse che all'origine del disastro ci fu un'incomprensione tra i minatori, che dal fondo del pozzo caricavano sui montacarichi i vagoncini con il carbone, e i manovratori in superficie. Il montacarichi, avviato al momento sbagliato, avrebbe urtato contro una trave d'acciaio, tranciando un cavo dell'alta tensione, una conduttura dell'olio e un tubo dell'aria compressa. Erano le 8:10 quando le scintille causate dal cortocircuito fecero incendiare 800 litri di olio in polvere e le strutture in legno del pozzo. L'incendio si estese alle gallerie superiori, mentre sotto, a 1035 metri sottoterra, i minatori venivano soffocati dal fumo. Solo 7 operai riuscirono a risalire. In totale si salvarono in 12. Il 22 agosto, dopo 2 settimane di ricerche, mentre una fumata nera e acre continuava a uscire dal pozzo sinistrato, uno dei soccorritori che tornava dalle viscere della miniera non poté che lanciare un grido di orrore. Tutti cadaveri. Ci furono 2 processi che portarono nel 1964 alla condanna di 2 ingegneri a 6 mesi con la condizionale. In ricordo della tragedia, oggi quella miniera è patrimonio UNESCO. La comunità italiana del Belgio ha pagato con il sangue il prezzo del suo riconoscimento. Così scrisse Patrick Bargiola sul quotidiano Le Monde. Ecco, ricordiamo questo evento che è stato terribile e soprattutto dava il senso che aveva questa emigrazione. Una emigrazione che praticamente era lo sfruttamento, non c'era nemmeno l'accoglienza che noi facciamo oggi ai migranti, non potevano nemmeno mangiare e dormivano accatastati uno sopra l'altro come nei campi di sterminio tedeschi, e questo avveniva invece dopo la guerra. Prego. È vero, infatti insomma sono tipiche, non le baracche degli emigrati in Germania, ma come anche in altri posti. E io, ricordando quel periodo, io dico che bisogna ringraziare tutta questa gente anonima, perché molti sono caduti sul lavoro, si ricordano le tragedie, ma tanta gente di cui non si sa, no? Sono, come dire, io l'ho chiamato il treno del sole, questo è perché insomma era la speranza verso il benessere. Benessere che poi dopo insomma, molti hanno conquistato con grande sacrificio e sono stati una ricchezza proprio per il loro paese, sì. Per il nostro paese. E bisognerebbe, ripeto, ringraziarli. Io ho fatto questa mia piccola parte, tra l'altro è un video che sarà premiato anche nel premio della cultura che ci sarà a Lecce il 29 di giugno, e andrò volentieri a ritirarlo con l'orgoglio di essere un figlio di questa gente. Grazie della sua partecipazione. E torneremo sulla migrazione. Grazie, anche perché, insomma, dicevo, adesso ad emigrare non sono più le persone con la valigia di cartone, ma sono i nostri giovani professionisti, medici, ingegneri e altro, che insomma che l'Italia ancora non sa dare opportunità di lavoro, e sono costretti quindi ad andare ancora una volta fuori Italia, ma sono i nostri cervelli ad andarsene via. E mi piange il cuore però anche per questa ulteriore situazione. Si vede che ancora non abbiamo imparato a dare opportunità per il nostro paese.
No, noi litighiamo molto, soprattutto sulla politica, ma a un certo punto, come in Germania, quando il governo prende una decisione, tutti insieme si fa e si controlla, e allora ha ragione il Mameli quando scrive: noi siamo derisi perché siamo divisi. E quindi è una tradizione che risale all'epoca dell'Unità d'Italia, quando Goffredo Mameli era andato a Roma per la Repubblica Romana 1848-49. Grazie al professor Giampiero Abruscio, grazie per essere stato con noi, complimenti e congratulazioni per il premio, per questo video per non dimenticare, grazie per averci aiutato anche a ricostruire una storia che è una storia importante per il nostro paese. Grazie ancora. Per i nostri telespettatori un breve break pubblicitario, poi ritorniamo subito con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, in cui ci occuperemo dell'impero della regina Vittoria. Ne parliamo tra poco.